Luigi Miranda, ci siamo, manca poco meno di un mese alle amministrative, ma la Lega viene accettata adesso a Foggia? Ma guardi, la Lega è stata accettata da 4.000 cittadini che alle primarie hanno votato per il sottoscritto e che io credo seguiteranno a votare la Lega, che si candida ad essere il primo partito del centrodestra. Noi siamo un partito di persone ragionevoli, responsabili, che hanno a cuore le sorti della nostra città, che fanno politica per passione, non già per altre ragioni, e dunque i risultati non potranno che arrivare perché i cittadini foggiani ne hanno piene le tasche di tanta gente che fa politica per altro e si approccerà sempre in maniera più determinante rispetto a chi la politica la vive come passione, come dedizione agli altri e soprattutto in senso assolutamente caritatevole nel solo ed esclusivo interesse della nostra collettività. Quartiere Ferrovia sembra essere diventato il cavallo di battaglia un po' di tutte le fazioni politiche, non solo quelle del centrodestra. Ma guardi, la differenza tra le altre fazioni, il centrodestra e la Lega in particolare, che forse per loro è il momento di campagna elettorale, per la Lega invece è sempre stato, non soltanto in quartiere Ferrovia, ma tutti i quartieri centrali e periferici della nostra città, la nostra attenzione si è assolutamente incentrata perché siano sicuri, perché siano vivibili e perché siano essere degni di chiamare quartieri di una città che, non dimentichiamolo mai, è l'ottava più importante del Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo il dovere, come classe dirigente, come classe politica, di garantire la sicurezza ai nostri cittadini e soprattutto di garantire una qualità della vita decente ed accettabile. Cosa si aspetta del 26 maggio? Che la Lega sia il primo partito del centrodestra, che il centrodestra vinca le elezioni per continuare in un buon governo che sarà caratterizzato fortemente in senso positivo, condizionato in senso positivo dalla presenza dei consiglieri comunali della Lega che hanno già, ecco, nella campagna elettorale dato prova di sé e soprattutto una segreteria cittadina che sta approfondendo ogni sforzo anche nella redazione del programma della Lega, che ha avuto anche accoglimento gran parte delle nostre proposte nel programma dell'intera coalizione. Questo è il senso dell'impegno, questo è il senso di chi fa politica per passione, questo è il senso di chi fa politica per l'interesse della collettività e non già per i propri interessi.